Siamo con Mister Natale Serafino alla vigilia di Vibonese Scordia, una gara difficile, diciamo subito, perché la Vibonese ha il dente avvelenato, perché viene da una sconfitta per 4-1. Vibonese che ha una grande tradizione calcistica, ha un ottimo allenatore, ha una rosa formata anche da molti giocatori siciliani che Natale Serafino conosce bene. Parliamo di questa partita, Mister. Ma sicuramente è una partita che stiamo preparando con la giusta determinazione, con la giusta motivazione. Sappiamo di andare ad affrontare una squadra che in casa non lascia niente a nessuno, una squadra che viene da una partita bruttissima di Gragnano, dove hanno perso in maniera piuttosto così non positiva, e quindi vorranno riscattare sicuramente la brutta prestazione di Gragnano. Parliamo della nostra squadra, Mister. È chiaro che l'infermeria in una squadra che deve fare un lungo torneo spesso è piena. Intanto parliamo un po' della condizione dei giocatori della squadra. Ricordiamo che ancora Guerrieri, per esempio, non ha fatto nessuna apparizione in campionato né in coppa. Ma Cristian, diciamo che sta recuperando ancora qualche giorno di pausa, poi riprenderà tranquillamente ad allenarsi. Totò già da martedì si avvia con la squadra, inizia il lavoro con noi, e quindi piano piano stiamo cercando di recuperare questi giocatori che per noi sono fondamentali. Per quanto riguarda il resto della squadra, allora? Il resto della squadra sta bene fisicamente, tutti scalpitano, hanno tutti grande voglia di andare a conquistarsi una maglia da titolare. Questo mi fa tantissimo piacere. C'è grande competizione e questo non fa altro che migliorarci. Mister, è stato importante giocare in Coppa, perché si diceva che era un allenamento, ma insomma, se vogliamo dirla tutta, per un allenatore è fondamentale fare giocare tutti i giocatori della rosa per vedere se poi sono nelle condizioni migliori per poter anche disputare una partita di campionato. Io sono dell'idea che nessuna partita ufficiale si può considerare di allenamento. Nelle partite ufficiali tutti vogliamo vincere, nessuno vuole perdere, quindi non la considerano una partita di allenamento per come l'hanno considerata loro dopo, alla fine. Per me è stato un buon test, soprattutto per vedere le condizioni di chi ha giocato poco. Ho avuto grandi conferme, ho avuto delle certezze su cui puntare per il futuro, e questo mi fa piacere, perché tutti si mettono a disposizione e hanno grande voglia di voler far bene. Mister, sembra veramente paradossale, ma questa squadra in trasferta ancora non ha perso. In casa due sconfitte, strano, insomma, di solito. Ma guarda, la tendenza è al contrario. Ma noi, per caratteristica, da quando sono qui che alleno, abbiamo avuto questo tipo di atteggiamento, ma sicuramente ci riempie d'orgoglio, perché fare tantissimi risultati fuori casa vuol dire che questi ragazzi hanno grande coraggio, hanno grande determinazione e affrontano le partite, nonostante di trovarsi fuori casa, con grande motivazione, e sanno veramente che tutto è difficile e mettono il cuore. Mancheranno giocatori importanti nella Vibonese: Scoppetta, classe 86, un difensore, La Villa, che è un 97, un altro difensore, uno squalificato, un infortunato. Voi seguite la Vibonese per ragioni ovvie, insomma, che tipo di squadra avete visto? Ma io penso che alla fine le assenze saranno sopperite da altri giocatori che sono all'altezza, saranno all'altezza, perché hanno una rosa abbastanza importante. In avanti hanno un giocatore importantissimo, di grosso calibro, che è Saraniti, è un giocatore importante, un giocatore che ha tantissima esperienza. C'hanno un'ottima coppia di centrocampo. Io non mi fido delle assenze, perché so che alla fine avranno a disposizione persone, giocatori che potranno dare una grandissima mano all'allenatore, che oltretutto è tra i migliori che ci sono in questa categoria. Bene, grazie Mister per questa conferenza stampa. Appuntamento, lo ricordiamo, intanto domenica prossima con la Vibonese, poi si torna in casa mercoledì con la Frattese, poi si va a Gragnano e poi si gioca con Reggio Calabria per la prima gara d'andata di Coppa Italia il 28 di ottobre. Mister, insomma, tra l'eccellenza e la Serie D
C'è molta differenza. No, la differenza c'è, l'abbiamo vista tutti, l'ho vista anch'io. Qua ci vuole tantissima, tantissima forza, ci vuole tantissima, tantissime energie mentali e fino alla fine non possiamo mai abbassare la guardia.